Blitz anticaporalato dei carabinieri in una nota struttura ricettiva del comune di Casalvelino. I militari durante i controlli hanno scoperto 17 cittadini extracomunitari che erano privi di permessi di soggiorno e costretti a dormire in locali di fortuna. Il legale rappresentante della struttura e il socio sono finiti agli arresti domiciliari, mentre la consulente del lavoro della società è stata denunciata. L'attività è stata eseguita nei giorni scorsi dai militari del nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno, insieme al personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, con il supporto dei carabinieri del Comando Provinciale e di mediatori culturali. Durante i controlli coordinati dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania sono state trovate al lavoro 30 persone, di cui 17 cittadini extracomunitari provenienti da Sri Lanka, India e Moldavia, privi di validi permessi di soggiorno. Il personale inoltre era costretto a dormire in locali di fortuna, ricavati in un edificio in costruzione all'interno del villaggio e già gravato da provvedimento di sequestro per abusi edilizi. Nell'ambito dei controlli sono state accertate in tutta la struttura gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il PM di turno presso la Procura della Repubblica di Vallo ha disposto l'arresto in flagranza di reato del legale rappresentante della società che gestisce la struttura e del socio, disponendone gli arresti domiciliari. Inoltre è stata deferita in stato di libertà la consulente del lavoro della società. Nella circostanza sono state contestate sanzioni amministrative e per violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per un totale di circa 74.000 euro. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti.